vicende catalane negli ultimi 7 mesi, già sa benissimo che nei primi 20 giorni ci fu una crisi interna alla maggioranza, dove io in intervento di Consiglio Comunale dichiarai un matrimonio pedicapo, si sono pronunciati amore eterno sull'altare e poi dietro la sacrestia purtroppo hanno incominciato a tradire. E questo è l'aspetto che a distanza di 8 mesi si rischia seriamente che Casoria non potrà mai avere negli anni successivi una stabilità politica amministrativa. Se la vogliamo considerare egoismo personale, incapacità, questi sono termini che rilasciamo un pochettino insomma alla gente, perché noi le nostre valutazioni già ampiamente le abbiamo fatto nei mesi passati. Sostenevamo che vincere contro di noi non era la risoluzione dei mali di Casoria e sosteniamo ancora che dare spazio a determinati personaggi che nulla hanno dato a Casoria e nulla potranno dare, ma stanno soltanto costruendo loro cariche elettive future, rappresenterà per l'ennesima volta il male per tutta la città e per tutti i cittadini. Io ritengo che questo atteggiamento si possa racchiudere in una sola parola, fuga dalla realtà, perché tecnicamente oggi la maggioranza non è presente semplicemente perché mette a nudo quella che è la disgregazione interna. Purtroppo oggi la città di Casoria vive questa guerra interna tra il gruppo Casillo e il gruppo PD, dove la vittima predestinata è sicuramente il sindaco Cario. Perché comunque vadano le cose, io ritengo che oggi come immagine politica quello che lei c'è di tutto è proprio il sindaco Castro. Il problema più grosso è un altro, perché in realtà dove sono i cittadini, dov'è la città di Casoria in tutto questo? Parliamo di una guerra interna dovuta solo ad una logica di spartizione o una guerra di programmi? Perché io di programmi ne vedo ben poco, di iniziative ne vedo ben poco. Se non quello di accomodamenti, facili accomodamenti nei confronti di persone che sono vicine ad una particolare parte politica di questa maggioranza, vale a dire la parte politica più vicina al senatore Casoria. Quindi questa è la guerra interna che si è scatenata. Noi non ci stiamo più a questa guerra interna, non ci stiamo più. Come opposizione oggi viene un'altra volta calpestato il principio democratico. Di fronte ad un dibattito politico previsto, la maggioranza scappa. Il sindaco non si presenta, il presidente del consiglio che dovrebbe essere l'organo della sua parte non si presenta e questo è ovviamente testimonianza che a loro non sta a cuore realmente questa città, a loro sta a cuore governare, avere le controlle e riuscire per il più lungo tempo possibile a gestire i propri trattati. Questo è quello che mi piace.